Io per esempio ho l'osservatorio della Toscana. In Toscana ci sono molte carceri, oltre 20 carceri. 7 carceri sono privi di direttore. Perché l'amministrazione penitenziaria non fa i concorsi, non assume, non ci sono un numero sufficiente di educatori in carceri imponenti. È vero che ci sono delle isole felici, che può essere Bollate o il minorile, dove ci sono, ci sono più educatori. A Firenze c'è anche l'istituto l'IPM, che è il carcere minorile, ma ci sono più educatori per 20 ragazzi che a Sollicciano, dove sono 1.000 i detenuti. Quindi questo è un problema, mancanza di personale. La preparazione è veramente diversissima. Io se un amico dovesse consegnarsi in un carcere, io gli saprei dire ancora dove andare e quale evitare, perché non sono tutti uguali. Dipende molto appunto da chi è il direttore, da chi è il comandante della polizia penitenziaria, insomma. Ci sono più di 200 carceri in Italia, io insomma, per la conoscenza che ho, potrei dire, ecco, vai lì, che insomma, si sopravvive. Quindi c'è una grande differenza, e la grande differenza la fa certamente la figura del direttore e poi tutto il personale. Le carceri non sono tutte uguali perché alcuni carceri nascono male, nascono con un'impronta negativa che non si toglie più. Non so, è come così, probabilmente anche altri esempi si potrebbero fare, no? Ma c'è, e quindi è difficile avere lo stesso trattamento. Ecco, trattamento è una parola ambigua, no? Si parla del trattamento in carcere, che dovrebbe essere un'attività per precostituire l'uscita dal carcere. Spesso c'è il maltrattamento, che invece è fatto di violenza, molto spesso. È stato ricordato il caso di Stefano Cucchi, ma i casi sono tanti, ci sono. Ecco, a proposito di minori, per esempio, io voglio ricordarlo. Prima di tutto, i minori, appunto, non sono tutti uguali. Perché se si va al carcere minorile di Catania, o quello di Napoli, o in Puglia, si trovano giovani italiani, mediamente con reati gravissimi, legati proprio anche alle organizzazioni criminali. In alcuni casi possono addirittura essere ancora peggio perché sono magari vittime designate della famiglia per coprire altri, ma insomma, comunque ci sono anche giovani che hanno compiuto delitti gravi. Ci sono luoghi in cui gli stranieri sono numerosi. E li accomuna rispetto anche ai giovani nel carcere degli adulti, perché poi anche nel carcere degli adulti ci sono molti giovani, gli stranieri sono quasi tutti giovani, giovani adulti vengono chiamati tecnicamente. Beh, e queste persone non hanno capacità di parola, non rivendicano i diritti, protestano non facendo la rivolta, infatti voi. Tutti noi penseremmo che con questi numeri nel carcere dovrebbe esplodere un giorno sì, un giorno no, una rivolta. No. Tanti anni fa i detenuti salivano sui tetti, facevano. Adesso non succede nulla. Cioè stanno in maniera bestiale, ma stanno
stanno zitti, o meglio, non stanno zitti, prendono molte pastiglie, psicofarmaci, tanti, alla sera, obnubilati dalle pastiglie, dalla televisione, e poi, come diceva Don Burgio, si tagliano. L'unico modo di farsi ascoltare, farsi vedere, è quello di tagliarsi. Quindi nel carcere scorre il sangue, ed è il sangue delle persone senza parola. E sono numerosi i casi di... L'amministrazione penitenziaria li chiama eventi critici. In realtà sono drammi quotidiani. E poi ci sono, ecco, l'ultimo episodio che riguarda un ragazzo che è morto suicida qualche giorno fa nel carcere di Bari, però era stato al minorile di Lecce recentemente, prima di essere maggiorenne, perché poi quando si diventa maggiorenne si passa al carcere degli adulti. Lui era stato, pare, picchiato tremendamente in una stanza liscia, come si dice, una stanza in cui non c'è nulla, picchiato selvaggiamente, e lui però aveva denunciato questa violenza. Poi è andato nel carcere degli adulti, il processo era andato avanti, però nel momento in cui è stata l'udienza, è stata fatta slittare per raggiungere la prescrizione. Lui si è suicidato. Cioè ha testimoniato due volte la sua fiducia nella giustizia, un ragazzo che aveva compiuto dei reati, reati piccoli, però aveva dimostrato due volte la fiducia nello Stato, nella legge, denunciando la violenza, e quando la legge, lo Stato, gli ha mostrato un volto cinico, dicendo questo processo slitta e quindi scatta la prescrizione, tu non hai diritto alla giustizia perché sei un delinquente, lui ha risposto togliendosi la vita, ma è una cosa di una settimana fa. Ecco, quindi carceri non tutte uguali. E c'è bisogno certo di grande preparazione, il problema è che si chiede, non si sa più cosa si chiede al carcere, perché un direttore o gli educatori, la polizia penitenziaria, devono essere in grado di affrontare chi? Perché noi adesso pretendiamo, diciamo, dai responsabili del carcere che siano psicologi, che siano capaci di interloquire con soggetti come per esempio i tossicodipendenti oppure altre persone che parlano un'altra lingua, insomma gli si chiede molto rispetto a quello che probabilmente il carcere invece dovrebbe essere, cioè un luogo difficile ma insomma limitato alle persone che hanno compiuto gravi reati, con uno spessore criminale, giocare una partita. Insomma, noi invece abbiamo gli operatori e i volontari che si occupano di chi in carcere non ci dovrebbe stare. È un paradosso. Perché, ditemi, su 67.000, 68.000 detenuti, 17.000 sono dichiarati dall'amministrazione penitenziaria tossicodipendenti. E 27.000 colpevoli del reato di spaccio, quasi sempre di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Cioè, voi capite che siamo a oltre il 50%,
della detenzione è legata alla questione delle droghe, a una politica proibizionista, punitiva sulle droghe. E allora bisogna capire che cosa si vuole dal carcere, chi è preparato per affrontare questo. Forse queste persone avrebbero bisogno non del carcere, ma di progetti sul territorio, in comunità, altrove. E così gli stranieri poveri che vengono arrestati perché vendono una borsa finta Gucci, oppure un CD taroccato, oppure per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio. E questi sono la maggior parte dei reati che vengono compiuti. Allora è chiaro che è difficile anche pensare che ci siano degli operatori che devono far fronte alle lingue. Voi pensate, adesso a Firenze ci sono un certo numero di detenuti cinesi. È difficile comunicare con i cinesi, No, ma perché credo che anche per quelli che conoscono il cinese, pare che debbano conoscere esattamente quella idioma particolare, perché quindi è difficilissimo, e così molti altri. E a me è capitato, ormai sono più casi, per esempio, di detenuti che si cuciono la bocca. E questo è il segno più grande che dicono: noi non possiamo parlare, non abbiamo, no? E chiedono aiuto, così. E quindi io mi rendo conto che di fronte a questi episodi anche chiedere a chi lavora nel carcere di essere adeguato non è semplicissimo. Diverso quando c'era una delle insomma persone che insomma avevano una storia anche criminale con cui ci si poteva confrontare. Adesso è un luogo di ferite sociali, quindi è chiaro che occorre un investimento in energie anche maggiore, quindi di educatori, altre figure, perché di questo c'è bisogno. E poi devono essere, però, il problema è che noi non dobbiamo pensare poi che il carcere è solo un luogo di vittime. Bisogna anche che ci siano persone capaci di distinguere, perché il carcere è un luogo di potere sui detenuti, ma anche fra i detenuti. Quindi l'esercizio della forza, del potere, della violenza c'è anche fra i detenuti, e poi la capacità di millantare, di accreditarsi in certi modi. Quindi insomma ci vuole una grande capacità per distinguere insomma il grano dall'olio. Quindi insomma è un mondo difficile. Io penso che o si sceglie un'altra politica, quindi si riserva il carcere a chi compie reati gravi contro la persona, contro l'ambiente, i reati della contemporaneità, reati economici, dei colletti bianchi, dell'informatica, insomma c'è una serie di... Noi abbiamo ancora il codice degli anni 30, la Repubblica Italiana non ha cambiato il codice, noi abbiamo il codice Rocco, certo depurato dalle ignominie più grandi, insomma, no? C'è più il delitto d'onore, insomma, però culturalmente è il codice di un regime autoritario, insomma, di uno stato etico. Quindi è chiaro che occorrerebbe un altro codice per individuare i reati della contemporaneità e invece pensare a misure riparative
riparative credibili, credibili per le vittime anche, perché non si può pensare a una misura alternativa che poi uno dice ma che cos'è? Non è niente. Insomma, le vittime hanno diritto anche a sapere che per certi reati c'è una riparazione effettiva e ci sono dei codici come quello spagnolo che per insomma, i reati diciamo di strada, di convivenza, prevedono immediatamente al momento della sentenza la misura riparativa e questo ha una forza educativa, insomma, ecco. Però richiede una società che è capace anche di controllare la riparazione, diciamo, no? Cioè una comunità, invece noi ci viene più facile dire in carcere, non lo vediamo più e se non esce mai più, meglio così. Questo è chiaro che contrasta con la nostra Costituzione. Allora se noi vogliamo difendere la Costituzione, probabilmente dobbiamo sapere che bisogna mettersi in gioco, è un po' quello che ho sentito, mettersi in gioco tutti.